Fino al 27 gennaio il centro storico dell'Aquila sarà illuminato dalle luci d'artista, giochi luminosi che sono già presenti in molte città d'Italia. Il progetto è stato reso possibile grazie all'intervento della Camera di Commercio in collaborazione con il Comune dell'Aquila. Composizioni floreali, orsetti luminosi, aurore boreali, la cometa di 15 metri, alberi di Natale, carrozzi, cavalli, pacchi regalo, un albero in Piazza Duomo fatto con le sfere e non manca il mercatino di Natale dei commercianti, oltre alla pista del ghiaccio. Come vedete la piazza è piena di gente, di bambini con le loro famiglie e non solo di aquilani ma anche di tanti turisti. Sicuramente questo progetto sontuoso realizzato grazie al grande finanziamento, alla partecipazione e alla collaborazione della Camera di Commercio ha portato l'Aquila veramente al centro d'Italia e del mondo. Oggi non a caso la ditta che ha vinto il bando della Camera di Commercio appunto è la IREN di Torino, la stessa ditta che cominciò il primo progetto di luci d'artista proprio a Torino e poi ha proseguito per Salerno. Quindi ripeto, abbiamo cercato di rendere l'Aquila il suo nome e portarlo in auge in Italia e nel mondo. L'albero che tra breve andremo ad accendere è lo stesso che è stato acceso a Venezia pochi giorni fa, è lo stesso, la stella cometa, lo Stargate del castello come l'ho rinominata io, è la stessa che sta sull'arena di Verona. Quindi l'Aquila non ha nulla da invidiare alle altre grandi città d'Italia e del mondo e lo sta dimostrando questa sera. Aspettiamo il buio e in attesa ci stanno allietando gli sbandieratori del gruppo storico della città dell'Aquila che con la loro esibizione e come vedete stanno chiamando a raccolta con i loro tamburi e tutti appunto i cittadini che stanno accorrendo in piazza in questa agorà proprio per godere tutti insieme di questa meravigliosa accensione. Sabato 8 dicembre c'è stata l'accensione ufficiale delle luminarie preceduta dallo spettacolo degli sbandieratori città dell'Aquila, ma nei giorni precedenti già c'erano state le prove tecniche immortalate dalle foto di moltissimi aquilani e nonostante il freddo pungente il centro storico con le tante iniziative come la casa di Babbo Natale di Mamme per l'Aquila a Palazzetto dei Nobili si è riempito di persone. Bellissimo, è un tuffo nel cuore rivedere la città così piena, ma oramai ci siamo abituati perché è una città che risponde comunque sempre positivamente, che ha voglia di vivere. Devo ringraziare davvero il Presidente della Camera di Commercio con tutta la sua struttura per averci fatto vivere questo momento davvero bello. Sono luminarie davvero all'altezza insomma di quello che merita una città che sta ricercando un pochino insomma la sua voglia di vivere.